Buonasera. Vi ringrazio tutti di essere qui per ascoltare Paolo Flores d'Arcais. Mi devo anche scusare con tutti a nome del Comune di Pisa che non mi ha dato questo incarico per il rumore e la situazione in cui avete trovato la piazza e questo ci costringe a comprimere i tempi di questa conferenza, purtroppo di questa conferenza di Flores d'Arcais e delle successive domande, perché abbiamo ottenuto con un faticosissimo negoziato un'ora e mezzo di silenzio da parte della musica, di queste cose straordinariamente importanti che accadono sulla Piazza dei Cavalieri. Quindi io mi scuso con voi per questa faccenda e per la stessa ragione abbrevio la mia presentazione, che era preparata per essere più lunga e più adeguata a Paolo Flores d'Arcais, che è con noi oggi. Vorrei dire soltanto di lui alcune cose, pochissime cose. Non cito tutti i suoi libri, ricorderò soltanto i suoi lavori, per esempio su Hannah Arendt, sull'individuo libertario, Il disincanto tradito, che è del 94. E vorrei citare soprattutto due cose di lui, molto più note, credo, a tutti noi di tante altre cose che accadono sulla scena culturale e politica italiana. E cioè lo straordinario successo della sua rivista Micromega, successo straordinario non soltanto sullo scenario italiano, ma direi al mondo. Una rivista che riesca a fare 30.000 copie di media, essendo una rivista culturale, ma anche di forte impegno politico, non credo che ce ne siano altre in giro per il mondo. E quando dico questo, lo dico non come soltanto per raccontare una storia di successo, per alludere a una storia di successo, ma perché dietro questo successo c'è molto pensiero. C'è il Flores d'Arcais, osservatore dello scenario politico e sociale del nostro paese, c'è il Flores d'Arcais che non si pone come non si vuole appiattire su uno schieramento politico, ma ragionare sulle cose e non teme gli scontri in nome di quello in cui crede e di quello che pensa. Ci sono le sue analisi della società, le sue analisi della situazione politica in un momento molto difficile per il nostro paese, c'è la sua capacità di cogliere delle tendenze culturali, di scegliere le persone giuste perché ne parlino. Il tema di cui ci parla oggi è molto adeguato al suo profilo, la democrazia presa sul serio dal politico di professione alla politica bricolage. Molte grazie di essere qui. Grazie, io spero che comunque una parte della discussione, anche con un po' di sottofondo rock, continueremo a farla. E allora, partiamo da alcuni dati di realtà, da alcuni elementi empiricamente rilevabili, il che in filosofia politica e anche in politica non è poi così male. Tre elementi in tre situazioni molto diverse. Nel mondo anglosassone, Inghilterra e Stati Uniti, alle elezioni politiche ormai vota intorno al 50% degli elettori, talvolta qualcuno di più, talvolta qualcuno di meno. Il che significa che chi viene eletto, deputato, senatore o presidente, rappresenta intorno al 25% del popolo sovrano, un quarto di legittimazione di sovranità. In Francia, alle ultime elezioni presidenziali, ricorderete lo shock perché al ballottaggio non sono andati i due candidati del centrodestra e centrosinistra francese, ma al posto di Jospin, che pure era stato primo ministro e a detta di tutti non aveva poi fatto così male, è andato Le Pen. Quindi un doppio shock. Il candidato del governo, che neppure arriva al
al ballottaggio e quindi il fatto che una buona amministrazione, a detta di tutti, conta quasi nulla rispetto ad altri elementi, che vedremo poi quali sono, ma di immaginazione, e il fatto che un personaggio dal passato, dalla storia, dall'attualità dichiaratamente fascista e razzista può andare al ballottaggio, ricordando a tutti come le democrazie possano autodistruggersi. E anche qui, di nuovo, se si va a vedere la somma al primo turno dei candidati tradizionali di centrodestra e centrosinistra, siamo intorno al 25%, tra il 20 e il 30, secondo di come consideriamo, dei voti espressi, e quindi molto meno rispetto agli elettori. Terza situazione completamente diversa da questa: in Italia abbiamo avuto in meno di due mesi, in due circostanze, delle manifestazioni di piazza che hanno visto la partecipazione di oltre un milione di persone, e a distanza, ripeto, di meno di due mesi, circostanze diverse, quindi non erano le stesse persone, anche se in parte probabilmente hanno partecipato a entrambe le manifestazioni, quindi possiamo considerare oggi come oggi una capacità di automobilitazione di 1,5 milioni di persone in questo paese, senza strutture organizzative, senza fondi alle spalle, quando una parte politica, col massimo sforzo organizzativo a livello nazionale, riesce, quando va bene, a portare in piazza un quinto, un sesto, anche un decimo di queste cifre. È anche questo un dato assolutamente fuori del comune, anche se di segno diverso, che non è stato seriamente analizzato. Allora, prima di cercare di vedere dove questi segnali contraddittori possono portarci nell'analisi, prima di valutarli sul piano filosofico, visto che il nostro discorso sarà non tanto di politica, ma di filosofia politica, cerchiamo di vedere un attimo che cosa, visto che cerchiamo di capire il problema della democrazia oggi, che cosa significhi o debba significare democrazia. Ovviamente io toccherò solo alcuni punti da angolazioni molto particolari, non voglio fare nessun riassunto di corsi di filosofia politica. Mi interessa sottolineare che la democrazia è innanzitutto la prima forma di organizzazione della vita collettiva senza fondamenti e totalmente immanente. Noi a questi due elementi non ci facciamo più caso, perché siamo talmente abituati, soprattutto le generazioni più giovani, a considerare la democrazia quasi un dato naturale, una sorta di orizzonte all'interno del quale poi si muovono le diverse scelte, che abbiamo dimenticato come in realtà la democrazia sia un fatto eccezionale che per millenni, secoli, ad ogni analisi veniva dato come impossibile da realizzare, perché tutte le forme precedenti di legittimazione di un assetto socio-politico avevano una fondazione assolutamente solida, perché assolutamente trascendente, e da tutti, in quanto trascendente, riconosciuta, interiorizzata. Quindi a sfondo fondamentalmente religioso. Da questo punto di vista la fede governava le società umane, e in tempi più recenti dei surrogati di fede. E noi abbiamo dimenticato totalmente tutta questa storia millenaria, ma
era appunto un elemento assolutamente esterno alla società che reggeva la coesione della società, quindi trascendente ed esterno. E proprio perché trascendente ed esterno costituiva un fondamento solido, all'interno del quale è ovvio che esistevano conflitti che potevano essere anche gravissimi, ma il principio in base al quale era legittimata una forma sociale non veniva mai messo in discussione, se non con episodi che avvenivano a distanza di secoli e che appunto segnavano intere epoche, il passaggio da una forma di legittimazione all'altra. Su che cosa poggia invece la democrazia? Assolutamente su nulla, perché poggia esclusivamente sugli uomini che costituiscono lo stare insieme. Non vi è nulla fuori, al di là, o che fondi questo stare insieme. E quindi gli uomini, milioni di uomini, ciascuno con una sua personalità, volontà, e senza nessun residuo di un altro con la maiuscola che tutti in comune riconoscano, devono trovare il modo di mettersi d'accordo su come convivere. E questo è il motivo, se ci pensate, per cui l'idea di una democrazia, in tutta la storia delle idee, in quasi tutta la storia delle idee, poi è sempre stata considerata pressoché utopistica o impossibile. E questa la sua fragilità costituzionale. Abbiamo una infinità di volontà sovrane che devono dare luogo a un sovrano, a una decisione, a una norma, alle regole che ci consentono di stare insieme. Non insisto su questo, sapete tutti che come conciliare questi due aspetti è il problema di Jean-Jacques Rousseau, mai risolto all'interno del pensiero stesso di Rousseau. Non avendo fondamento la democrazia, non avendo fondamento, cioè non avendo un aggancio sicuro in qualche cosa di trascendente noi singoli e da tutti noi riconosciuto come elemento comune, non avendo fondamento, questa è l'altra cosa che si dimentica troppo facilmente, la democrazia è la forma di reggimento più fragile, più incerta, più insicura, quella che più facilmente può autodistruggersi senza venir meno alla propria natura, senza un passaggio di epoca, attraverso un logoramento interno. Mentre in tutte le epoche precedenti, per passare da un sistema di sovrano assoluto di origine divina, per esempio, a qualcosa d'altro, erano necessari sconvolgimenti storici, le democrazie, applicando le proprie regole fino in fondo, possono tracollare, applicando i propri principi, la propria Costituzione, il principio di maggioranza, possono dar luogo a qualcosa di assolutamente opposto. Cioè, la maggioranza può rifiutare la democrazia. La democrazia, attraverso la sua maggioranza, può scegliere la servitù. Questo è avvenuto storicamente e, cosa a cui non siamo più abituati a pensare, può costantemente riproporsi perché è contenuto in nuce nella mancanza di fondamenti, e quindi di trascendenza, di punti sicuri trascendenti di legittimazione nella democrazia stessa. A questo punto il problema essenziale che andrebbe affrontato e che io
tratteggio molto brevemente, perché tutto questo in qualche modo serve da premessa al tema specifico di questo nostro incontro, che è il passaggio da una democrazia di politici di mestiere alla possibilità di un'altra forma di partecipazione politica. A questo punto è essenziale in qualsiasi discorso sulla democrazia porsi il problema di che cosa può sostituire ciò che in altre forme di convivenza umana era un fondamento trascendente e che qui trascendente non può essere, ed essere immanente alla democrazia stessa, ma non può semplicemente essere ridotto alla mutevole volontà delle maggioranze. È, anche questo sono cose assolutamente note, il problema del costituzionalismo, quali sono i principi intangibili anche da una maggioranza. Se si tratta di principi semplicemente procedurali, se implicano anche talune politiche cosiddette sostantive. Non è affatto un problema di facile soluzione, né risolto teoricamente in modo soddisfacente, visto che le controversie teoriche continuano a tutt'oggi, né risolto in modo univoco nelle diverse vicissitudini storiche, e che ha dato luogo oltretutto a una serie di paradossi. Pensiamo solo al fatto che la democrazia, che ha un'idea, che ha sempre avuto fin dalla sua fondazione, un'idea di una Costituzione pressoché intangibile, la democrazia americana, è poi quella che attraverso l'accorgimento di una Corte Suprema che interpreta regole che, a parte alcuni emendamenti, sono rimaste le stesse da oltre due secoli, ha dato luogo a una quantità di trasformazioni dell'impianto costituzionale infinitamente più grandi, magari, di forme continentali europee, nelle quali non vi è l'idea di una Costituzione intangibile, ma anzi vi è l'idea che la sovranità istituente può costantemente cambiare Costituzione. Pensate al caso classico, che è il caso francese, però se poi andiamo a vedere le modifiche costituzionali, in Francia siamo a 5 repubbliche, senza considerare tutti i governi di monarchie costituzionali, le trasformazioni non sono poi più consistenti o grandi di quelle avvenute in due secoli negli Stati Uniti sotto l'ombrello di una Costituzione pressoché intangibile. Il problema di come individuare questo nucleo di valori e quindi norme intangibili, i cosiddetti diritti naturali dell'uomo e del cittadino, che in realtà sono diritti assolutamente civili perché non stanno scritti nel cosmo come una sorta di DNA, sono inventati assolutamente da noi, questo dovrebbe essere chiaro, è di difficile soluzione perché sembra dar luogo a un circolo vizioso logico, è una regressione all'infinito. Per stabilire quali sono le norme intangibili bisogna anche stabilire chi le decide, queste norme intangibili, quindi voi capite che si rischia di non uscire da questo circolo vizioso. È evidente che all'inizio vi deve essere comunque una decisione di valore. In genere questa implicita, più o meno implicita decisione di valore è l'idea che il popolo sovrano è composto di una pluralità di individui che hanno pari dignità.
noi potremmo, da un punto di vista filosofico, visto che il professor Settis ha ricordato prima Hannah Arendt, potremmo dire, è concependo la realtà umana come una pluralità di esistenze irripetibili che a partire da qui possiamo giustificare, fondare fra virgolette, quelli che per deduzione, a questo punto, partendo da questo valore, che però non è un valore dato, non è un valore naturale, è un valore deciso, umanamente deciso, che può essere tranquillamente contestato, il primato degli individui in quanto pluralità di esistenze irripetibili. Se però stabiliamo questo come valore comune e più o meno implicitamente tutte le democrazie in cui oggi viviamo, quelle che nascono dalle tre grandi rivoluzioni, inglese, francese e americana, hanno questo retroterra, noi possiamo allora dedurre un insieme di norme che nessuna maggioranza può mettere in discussione, perché sono appunto quelle norme che proteggono e garantiscono il permanere di questo soggetto che è il soggetto della sovranità, una pluralità di esistenze irripetibili. Se noi prendiamo sul serio questa idea, e cioè che il popolo sovrano è costituito da una pluralità di esistenze irripetibili, in realtà se ne deducono una quantità di valori costituiti che non possono essere messi in discussione da nessuna maggioranza, molto più ampio di come le teorie liberali classiche o le teorie procedurali della democrazia ritengano. Io ho provato a fare, ora qui ovviamente non posso che riassumerlo perché tutto questo rappresenta l'antefatto poi del nostro discorso, la quantità di norme intangibili, quindi costituzionali ma in senso forte, più che costituzionali, che sono deducibili semplicemente assumendo il grado minimo di democraticità di una forma politica da tutti ammesso, che è il principio un uomo, un voto. Un uomo ovviamente, spero non ci sia l'obiezione, si deve dire un uomo, una donna, un voto. E un essere umano, un voto. E questo è davvero l'ABC di qualsiasi democrazia moderna. Nessuna democrazia contesta questo principio. Se noi lo analizziamo a fondo, vediamo che un uomo, un voto contiene una quantità di valori che si traducono in norme, di principi che nessuna maggioranza dovrebbe poter toccare senza mettere in questione proprio un uomo, un voto. Quindi è un tentativo di stabilire non dei diritti umani a partire da un'idea antropologica che può essere contestata, la natura buona o la natura cattiva dell'uomo e così via, e neppure di stabilire una serie di elementi di politiche sostantive in base a un principio, per esempio, di giustizia o di eguaglianza economica, ma partendo dall'aspetto più riduttivo e più nudo della semplice, formale, astratta eguaglianza politica, un uomo, un voto, io credo che si possano dedurre una quantità di valori che a questo punto diventano cogenti e non sottoponibili semplicemente alle decisioni della maggioranza, e quindi tra virgolette naturali e intangibili,
molto più grande di quello che il pensiero liberale classico non pensi. Faccio solo alcuni accenni. Perché esista davvero la possibilità di un uomo un voto, innanzitutto è assolutamente fondamentale che non vi possano essere elementi esterni che influenzino una scelta basata sulla valutazione personale. Elementi e di violenza e di corruzione e di manipolazione. Perché noi abbiamo detto un uomo, un voto, non una minaccia, un voto, non un dollaro, un voto, non una mazzetta, un voto. Basta pensare a questo per capire che allora, perché si possa dire che questo ABC della democrazia procedurale viene davvero rispettato, noi dobbiamo avere delle politiche sostantive che, ad esempio, escludano in qualsiasi forma, diretta o indiretta, il peso di una criminalità organizzata sugli esiti di un voto. Già questo ci dice che i requisiti per una democrazia procedurale minima, liberale in senso classico, liberale in senso minimo, sono molto più esigenti, perché in qualsiasi manuale di scienza politica voi troverete che i vari paesi vengono classificati a seconda del fatto che si svolgano elezioni regolari su più liste con voto segreto, eccetera. Ma noi sappiamo che, per fare un caso a tutti noto, in Colombia ci sono elezioni assolutamente regolari che, svolgendosi all'ombra di iniziative di criminalità organizzata che pesano, ovviamente non rispettano affatto il principio un uomo, un voto. Potremmo consolarci, ma naturalmente dal punto di vista delle classificazioni dei manuali li troverete fra i sistemi di democrazia rappresentativa di tipo parlamentare o di tipo presidenziale o di tipo semipresidenziale, eccetera, perché conta solo che il conteggio, che la gente vada effettivamente a votare, abbia più liste e il suo voto venga scrutinato senza dar luogo a eccessivi brogli. Ma è evidente che invece la presenza di forme di violenza organizzata vanificano il principio stesso. Né ci si può consolare pensando che questo accada in qualche paese dell'America Latina. Io non sto alludendo, come qualcuno di voi sicuramente pensa, al caso di un paese europeo dove alcune regioni sentono il peso anche elettorale della mafia. Penso a qualche cosa di molto più grave, se vogliamo, al centro del sistema occidentale attuale e al fatto che in un'epoca non poi così lontana, tranne chi era proprio ragazzo, tutti gli altri l'hanno vissuta, nel giro di pochi mesi è stato assassinato un presidente ed è poi stato assassinato un candidato alla presidenza che stava per vincere. Quindi è evidente che, di ciò che è accaduto effettivamente, nulla si è poi saputo. Tutto questo per dire che classificazioni tradizionali dei manuali di stampo liberale non tengono fede ai loro stessi principi, perché ovviamente una competizione elettorale dove un candidato può essere ammazzato è evidente che non obbedisce in nessun modo al principio un uomo, un voto, obbedisce a un altro principio che si chiama una pallottola, un voto.
Questo già ci dice quante politiche sostantive per garantire che non possano costituirsi forme di violenza che pesano nella politica, con tutto ciò che implica di trasparenza nei confronti di tutta una serie di apparati che invece hanno istituzionalmente compiti di monopolizzare la violenza, sia implicito nel semplice principio procedurale un uomo, un voto. Ma basterebbe che noi poi passassimo a un altro elemento. Un uomo, un voto significa, come voi sapete, la democrazia formale, astratta, così la critica marxista ha criticato la democrazia cosiddetta borghese, per il suo carattere appunto astratto, perché protagonista della vita politica non è l'uomo concreto che lavora con le sue diseguaglianze, lo sfruttato o lo sfruttatore, ma invece il cittadino astratto spogliato delle sue caratteristiche concrete di quando agisce nella società. Ebbene, prendiamo proprio il carattere astratto del cittadino che deve essere protagonista di un uomo, un voto. Quindi quello che Marx considerava un elemento negativo, criticabile, assumiamolo invece come il valore fondamentale del voto che Marx considerava borghese. Se chi vota è il cittadino astratto, per il quale non deve contare il reddito, non deve contare il ruolo sociale, non deve contare il fatto che sia padrone di una fabbrica o lavori in fabbrica a produrre plusvalore, uso non a caso tutta la terminologia marxiana. Se è questo cittadino astratto che deve votare, è evidente che il danaro non deve contare assolutamente nulla nel momento del voto, altrimenti non sarebbe l'astrazione cittadino protagonista, ma sarebbe la società civile con le sue concretezze di differenze economiche. Ecco un altro elemento da tenere fermo se si vuole prendere sul serio il principio liberal procedurale di democrazia minima, un uomo, un voto. Nell'ambito della vita sociale sono ammesse tutte le differenze sociali consentite dalla legge, ma nell'ambito della vita politica il danaro non deve avere nessuna importanza. Altrimenti è proprio il carattere astratto del momento politico che viene intaccato. Voi capite che questo significa, per esempio, tutta una legislazione sostantiva che dovrebbe essere indiscutibile e non sottoposta a maggioranza, che garantisca che nel momento del voto i soldi non hanno importanza. La cosa naturalmente è fattibile. Ora io non entrerò nel merito, sappiamo che in generale invece non è affatto così e che negli Stati Uniti il peso del danaro nel momento elettorale è arrivato a tali livelli da aprire una discussione di fondo che forse non si vedeva da decenni e decenni, forse più negli Stati Uniti, proprio perché la selezione della classe politica, condizionata in modo crescente, sempre più pesante, proprio da un elemento che dovrebbe essere estraneo alla sfera astratta della politica, e cioè denaro, sta portando a sconquassi preoccupanti. Quindi anche qui tutto questo dovrebbe essere sottratto alle scelte politiche fluttuanti di maggioranze e minoranze che poi possono cambiare. Un voto. Faccio lunga, ma voi capite che un altro elemento essenziale è avere i dati di conoscenza per scegliere e avere le informazioni giuste e non manipolabili. Se ci si pone il problema per i mercati borsistici, bisogna che chi compra e vende abbia le informazioni corrette, altrimenti
non può compiere una scelta libera. La stessa cosa vale. Manipolazione. Un voto, non abbiamo un voto libero, abbiamo un voto dettato dalla mancanza di conoscenza di tutti gli elementi per una libera scelta. Si potrebbe continuare, e quindi voi capite che in realtà l'idea di una democrazia semplicemente procedurale, se presa sul serio, comporta tutta una serie di politiche sostanziali o sostantive che non dovrebbero essere messe in discussione, che costituiscono insieme al principio un uomo un voto. Nome. Questa democrazia è una democrazia rappresentativa. Allora poniamoci ora l'altro aspetto della democrazia presa sul serio, e cioè i protagonisti del momento elettorale e decisionale. Democrazia rappresentativa significa siamo effettivamente attraverso rappresentanti alle scelte che ci riguardano tutti. La nostra quindi è una democrazia delegata, non è una democrazia diretta, ma è una democrazia in cui effettivamente attraverso i nostri rappresentanti partecipiamo alle scelte. Se questo effettivamente viene meno, non abbiamo più la contrapposizione fra un'ipotetica democrazia diretta e una reale democrazia rappresentativa, ma fra ipotetiche democrazia diretta e democrazia rappresentativa e un'effettiva democrazia falsa, democrazia finta, democrazia immaginaria. Ora, che cosa accade? Lasciando da parte tutto quello che abbiamo detto prima, che pure non può essere messo da parte, cioè tutti gli elementi sostantivi che dovrebbero essere garantiti perché un uomo un voto non diventi un semplice slogan propagandistico, ma che cosa accade se, dal punto di vista del semplice meccanismo rappresentativo, i rappresentanti, i rappresentati, ciascuno di noi, non si considerano più rappresentati dai propri rappresentanti? È evidente che viene meno il carattere stesso della democrazia rappresentativa. Se però ora noi andiamo a vedere tutte, dico tutte, le inchieste sociologiche, di sociologia politica, fatte in tutte sostanzialmente i paesi del mondo che vengono classificati come democrazie rappresentative nei nostri manuali, tutte queste indagini sociologiche ci dicono che i cittadini consultati sul sistema politico mettono tra le istituzioni quelle politiche ai livelli più bassi di gradimento. E alle domande formulate in vario modo, se si sentono rappresentati da quei rappresentanti che loro stessi hanno scelto tramite votazioni, la risposta è sostanzialmente e in modo crescente no. E d'altro canto, ed è questo il fenomeno che tutta la sociologia politica studia da anni, della cosiddetta disaffezione verso la politica o crisi della rappresentanza. Né si può rispondere a questi dati sociologici univoci, costanti, che tuttavia, poiché i cittadini votano, il loro voto dimostra che si sentono rappresentati dai politici che poi vengono eletti, perché il loro gesto di votare vale più delle loro dichiarazioni a un sociologo che pone un questionario. Non vale questa risposta perché
è tautologica, perché non tiene conto del fatto che si può votare e tuttavia non sentirsi rappresentati. Se il fatto di votare garantisse di per sé che il rappresentante si sente rappresentato, il problema non potrebbe esistere mai in linea di principio e una crisi della rappresentanza si potrebbe delineare solo quando avessimo un collasso radicale del momento del voto, ma prima di arrivare a questo già il sistema politico sarebbe, sarebbe stato travolto o da una rivoluzione o da un colpo di Stato o da un'avventura autoritaria. È proprio il fatto che si vota ma non ci si sente rappresentati da chi abbiamo votato che indica una crisi della rappresentanza e una disaffezione nei confronti della politica. A parte il fatto che, come abbiamo visto, poi è sempre meno vero che si vada a votare. E considerare normale che nei maggiori paesi, anzi nei paesi di più antica tradizione di democrazia liberal procedurale, i paesi anglosassoni, ormai la legittimazione effettiva di chi governa o di chi va in Parlamento sia del 25%, cosa a cui non si riflette mai, ci dice quanto la situazione sia grave. Ed inoltre è ovvio che se si può andare a votare, come si diceva un tempo in Italia, come un grande giornalista di destra diceva un tempo in Italia, tappandosi il naso, si può andare a votare perché comunque meglio questo che altre forme di rappresentanza che però non abbiamo a disposizione. Quindi il fatto che si vada a votare non legittima di per sé la coerenza e la fondatezza rispetto ai suoi principi di una democrazia rappresentativa, può semplicemente occultarne la crisi. In più è sempre meno vero che si va a votare, in più è sempre più vero che si votano forze politiche che contestano in qualche modo i principi stessi di questo tipo di rappresentanza. Pensate che appunto in Francia, per esempio, tutti i gruppi di sinistra che un tempo si definiva extraparlamentare, messi insieme, hanno preso più voti del partito della sinistra, dei partiti della sinistra di governo. E infine c'è il problema che se chi, il cittadino che per un verso va a votare, poi si dichiara scontento stabilmente del suo rappresentante, non possiamo cavarcela ipotizzando una sorta di schizofrenia del cittadino, è evidente che c'è nel sistema della rappresentanza qualche cosa che fa crisi. Io penso che l'elemento della crisi sia dato dal fatto che oggi lo strumento attraverso cui possiamo partecipare alla vita politica attraverso i nostri rappresentanti sia quello che ha dominato il secolo, quello che è stato tipizzato da Max Weber in una sua fondamentale conferenza, la politica come professione, e che ha corrisposto effettivamente a un'intera fase storica, benché anche nel corso di questa fase storica abbia vissuto momenti di crisi drammatica, tant'è vero che abbiamo avuto il sorgere di totalitarismi a seguito di alcune di queste crisi, ma poi saputo rinnovarsi, ma che credo sia oggi entrato in una crisi profonda e probabilmente definitiva. E cioè, oggi lo strumento attraverso cui ci possiamo rappresentare è il partito macchina apparato di professionisti della politica che
almeno a partire dal momento in cui entrano in politica, diventano, scelgono questo come professione della loro vita. Questi apparati di professionisti della politica sono oggi i detentori monopolistici della scena pubblica. E la scena pubblica, la vita politica, la vita rappresentativa passa assolutamente, necessariamente attraverso questi canali. Questi canali sono stati fondamentali e hanno funzionato più o meno bene per decenni, io credo perché avevano alle spalle una società civile profondamente differenziata, articolata e conflittuale, ma nella quale comunque erano reperibili alcuni elementi e socio-economici e culturali ideologici fortemente strutturanti. Facciamo il caso italiano, ma in forma diversa la potremmo fare per tutti gli altri paesi europei, e cioè il caso italiano nel dopoguerra, noi abbiamo una società certamente in evoluzione, pensate alla trasformazione intorno agli anni 60 da società prevalentemente agricola a società prevalentemente industriale, ma comunque abbiamo alcune figure sociali riconoscibili, i contadini, i lavoratori di fabbrica, poi sempre più i lavoratori del terziario subordinati, poi la piccola industria e quindi tutto l'elemento dei ceti medi, delle professioni e dello Stato. È vero che questa società è variegata. E io ricordo ancora quando alcuni decenni fa le prime analisi a sinistra di Paolo Silos Labini, che analizzava l'articolazione di questa società, sembravano scandalose rispetto a un'idea molto più semplificata, sfruttatori sfruttati. Comunque erano figure articolate, conflittuali, ma fortemente strutturanti l'insieme della società. Proprio su Repubblica di oggi, a proposito della crisi Fiat, voi potete leggere un articolo di Rampini che racconta come un operaio della Fiat racconta le trasformazioni di questi decenni, e ancora per lui essere operaio Fiat era un fatto strutturante della sua identità. La sua identità era essere operaio e operaio Fiat specializzato, eccetera. Mentre, questo stesso operaio dice, oggi i più giovani che entrano in fabbrica pensano di fare l'operaio per qualche anno, ma questo non ha nulla più a che fare con la loro identità. Quindi avevamo delle identità sociali, è vero, articolate e ovviamente conflittuali, ma comunque strutturanti la società civile, e la stessa cosa valeva per alcune grandi identità culturali ideologiche. Ai tempi di De Gasperi e di Togliatti, da fronti opposti, tutti sostenevano che nella società italiana vi erano tre grandi identità culturali ideologiche, quella cattolica, quella socialista comunista, quelle laiche. Ecco, in società di questo genere, i partiti politici devono render conto in qualche modo a tutto un insieme di organizzazione della società civile, che poi nei confronti di questi partiti farà riferimento, ma farà riferimento in un duplice senso. Per un verso è un supporto di questi partiti politici in modo molto immediato, alcuni grandi sindacati, in modo molto più immediato tante altre organizzazioni della società civile, comunque per un verso sostengono questi partiti, per altro verso costringono questi partiti
a modellarsi davvero sulle esigenze di una società civile che, essendo strutturata, in qualche modo le sue esigenze, lo dico in una forma che non è quella giusta, ma per capirci, offre già dei semi lavorati di volontà politica. Gli individui, attraverso la partecipazione a tutte queste forme che strutturano dal punto di vista sociale o culturale ideologico la società civile, hanno già partecipato in qualche modo ad esprimere una loro volontà. Ovviamente, partecipando a una qualsiasi associazione, noi semplifichiamo la nostra volontà, ne eliminiamo una parte per dar luogo alle cose che ci sembrano più fondamentali. Tutto questo semilavorato di semplificazione del pulviscolo delle singole volontà è in grado però di condizionare fortemente i partiti a cui dà sostegno. Questi partiti quindi devono tener conto dell'effettiva volontà che si esprime e si articola nella società civile. Ecco perché, uniti al fatto che i partiti nascono a partire da una esperienza che non è di professionismo della politica, nel senso burocratico del termine, ma che è invece di passione politica e rischio anche personale ai massimi livelli. I partiti politici del dopoguerra nascono tutti in Italia, come in Francia, dall'esperienza della resistenza, dell'antifascismo. Mettendo insieme questi due elementi, noi abbiamo che per un lungo periodo questi partiti di professionisti della politica non perdono la sintonia con la società civile, anzi, per molti aspetti, nell'immediato dopoguerra, sono all'avanguardia rispetto a una società civile ancora largamente amorfa, che è venuta fuori da un regime in cui non aveva più gli strumenti per avere una qualche autonomia e che a questo regime, in quanto società civile, non ha saputo ribellarsi. Ora, un inciso: da questo punto di vista non credo che valga l'obiezione che viene fatta, che però vi sono altri partiti di tutt'altra caratteristica, come quelli americani o inglesi, in cui non vi sono forti apparati. Sul perché questo non rappresenti un'eccezione per il ragionamento che voglio fare, tornerò successivamente. Ora, la politica come mestiere, la politica come professione a vita, il monopolio della politica da parte di apparati, io credo dà luogo, nel momento in cui la società smette di avere quelle caratteristiche strutturanti, sia sociali che culturali, che abbiamo visto prima, smette di avere la capacità di essere effettivamente rappresentativa. Vengono meno questi blocchi di interessi approssimativamente rappresentabili, sia economici, sia sociali, sia ideologici, sia culturali. Sempre più abbiamo a che fare con una società di individui in cui l'identità di ciascuno è una sorta di puzzle, una sorta di mosaico di appartenenze diverse o di rifiuto di appartenenze, e è con questo genere di individui che deve porsi in modo nuovo il problema di una rappresentanza adeguata. Ancora 5 minuti? Sì, no, ma non voglio, perché sennò, siccome mi hai detto che abbiamo fino alle 6 e 10, alcuni punti poi li riprenderemo, spero, nel corso della discussione, così anche si prendono i punti che interessano di più. Se la situazione sociale è cambiata profondamente,
E non ne faccio la fenomenologia, ma credo sia ciascuno di voi la conosca abbastanza. Nessuno di noi si riconosce più in una identità né economico-sociale né culturale, e addirittura nel corso del tempo questo mosaico di appartenenze o di valori che si mescolano, che formano la nostra identità, cambia molto più radicalmente che un tempo, per cui conta molto di più una situazione transitoria, la situazione giovanile, la situazione del pensionato, tutte cose che contavano molto meno. Quindi abbiamo una sorta di mosaico in orizzontale e nel corso del tempo, che costantemente si modificano. Di fronte a tutto questo, i partiti politici perdono quei vincoli che erano dati loro dal fatto di dover contare sull'appoggio di forze in qualche modo già strutturate nella società. Continuano ad avere il monopolio della rappresentanza, ma non devono più dar conto a delle forze di peso, che siano i sindacati, che siano le organizzazioni degli agricoltori, che siano le parrocchie, che siano i gruppi dei piccoli imprenditori, che siano altre aggregazioni culturali del passato. In realtà abbiamo da una parte i partiti che monopolizzano la sfera pubblica e dall'altra parte una miriade diffusa, frantumata, atomizzata di cittadini, ciascuno con una sua identità mosaico differente, almeno per certi aspetti, da tutte le altre. Questo fornisce una sorta di libertà, in senso negativo però, ai partiti che in precedenza non avevano, perché questi partiti continuano ad avere il monopolio della cosa pubblica, quindi noi o votiamo per uno di loro o scompariamo totalmente dalla vita pubblica. L'unica forma di dire no ai partiti è appunto quella che un grande sociologo e studioso di politica ha classificato come la opzione exit, l'abbandono, una sorta di esilio interno. Al di là di questo dobbiamo comunque scegliere uno dei partiti, ma non abbiamo più nessuna possibilità di influenzarli davvero, perché non passiamo più attraverso quelle forme intermedie di auto-organizzazione in cui pesavamo più direttamente. I partiti, in questo modo, non a caso, sono diventati infinitamente più autoreferenziali. Sono delle macchine che, prima ancora di rappresentare noi, rappresentano se stessi. E rappresentando se stessi possono consentirsi di un grado di sordità e di impermeabilità alle esigenze del cittadino, allo scontento del cittadino, alle critiche del cittadino, che prima non potevano permettersi. Perché da un punto di vista statistico diciamo che gli scontenti per questa o quella cosa nel mosaico complessivo si compensano e l'unica opzione è uscire fuori dal sistema della rappresentanza, altrimenti comunque finiremo per votarli. Potremo passare dall'uno all'altro, ma appunto gli scontenti poi si compensano. Ecco, io credo che questo sia il motivo strutturale di fondo, al di là poi di specifiche contingenze italiane, su cui ora però non voglio entrare, perché il discorso diventerebbe direttamente politico e non più di filosofia politica. Il monopolio della politica di professione, della politica organizzata, diventa una sorta di mondo autoreferenziale chiuso all'esterno.
non ci sono nuovi ingressi se non in momenti di piccole catastrofi. Pensate semplicemente al fatto che noi abbiamo avuto dei nuovi ingressi sulla scena politica negli ultimi 10 anni, ma a seguito di un collasso di interi partiti, collasso non determinato da movimenti politici, ma da movimenti criminali, cioè da una questione che non aveva a che fare direttamente con la politica e con l'opinione, ma con il crimine, senza di che non avremmo continuato ad avere gli stessi partiti politici ormai da 50 anni, senza nuovi ingressi, anzi con chiusure sempre maggiori. Eppure ne sono successe di cose in questi decenni. Pensate semplicemente a un movimento che ha pesato enormemente e nella società e nella politica e più ancora nel costume, cosa ancora più importante, come il movimento del 68, ma dal punto di vista del panorama politico nulla è cambiato. Non ci sono stati nuovi ingressi, non c'è stato uno sconvolgimento del sistema della rappresentanza. Questo ci indica che il sistema della rappresentanza era già diventato strutturalmente capace di restare sordo e di potersi consentire di restare sordo alle novità che avvenivano, sociali, politiche e culturali. Quindi il problema è come riavvicinare oggi il cittadino rappresentante a un ceto, il cittadino rappresentato che vuole essere rappresentato, a un ceto rappresentante che non lo rappresenta. E io credo che l'unico modo sia, se la diagnosi che fin qui ho fatto, anche se sommaria, è giusto, rompere il monopolio assoluto della rappresentanza oggi in mano al politico di mestiere. Se non si aprono delle falle, ma che non devono diventare falle subite, se il sistema oggi monopolistico dei rappresentanti non si apre ai rappresentati e non accetta forme nuove, inedite di rappresentanza, il cittadino non si riavvicinerà mai alla politica. Ma in questa estraneità alla politica, guardate che non si nasconde una maggiore e più tranquilla stabilità, si nasconde invece molto di più il rischio di qualsiasi avventura che mette a repentaglio la democrazia. Perché, per ripartire dal discorso iniziale, se la democrazia non ha fondamenti, perché non ha un punto trascendente a cui aggrapparsi, è proprio per questo il regime più fragile, poggia solo sull'insieme dei cittadini, quindi in ultima istanza su una sorta di ethos della democrazia vissuto come tale dai cittadini medesimi. Il giorno che una quota crescente di cittadini non sente più la democrazia come cosa propria, si apre il rischio di una qualsiasi avventura che mette in discussione la democrazia stessa. Ora, in che modo può aprirsi questo monopolio e cessare di essere un monopolio? In che modo il cittadino non professionista della politica può contare in modo nuovo nella politica stessa? Qui ovviamente si possono anche fare delle elucubrazioni anche intelligenti a tavolino. In realtà, da che storia è storia, le soluzioni parziali, eccetera, in realtà nascono dalle cose stesse. Noi possiamo solo dire che oggi, quando parliamo di interessi e valori di individui non più strutturati secondo aggregati sociali e culturali già dati,
non vogliamo dire interessi e valori necessariamente individualistici, cioè il liberismo come pensiero e valore unico, ma interessi e valori di individui che non possono essere sistematizzati e semplificati secondo gli aggregati di un tempo, secondo organizzazioni generali, ma questi valori possono non essere affatto i valori dell'individualismo acquisitivo, possono essere valori assolutamente opposti, valori altruistici, ad esempio, valori che danno estrema importanza al momento della comunicazione, del dialogo e quindi dell'elemento collettivo, dell'essere insieme, non semplicemente dell'essere singolo acquisitivo. Noi a questo punto abbiamo, credo, il vantaggio qui in Italia di aver avuto degli elementi di movimento, di politica, fuori dalla politica di professione, che ha avanzato la pretesa di contare in politica direttamente e che non hanno avuto questa caratteristica individualistica. E quindi faremmo bene a provare a studiarli, perlomeno per chi non preferisce invece agire in essi e attraverso essi. Noi abbiamo avuto due tipi di movimenti, i movimenti intorno ad alcune valori, legalità, libera informazione, eccetera, e i movimenti cosiddetti no global. Abbiamo elementi in comune, abbiamo profonde differenze. Ma abbiamo alcune caratteristiche particolarmente interessanti. In nessun caso erano valori individualistico-consumistici acquisitivi, cioè in nessun caso avevano a che fare con quello che si ritiene invece essere l'unica forma di individualità dopo il tracollo delle ideologie, il liberismo consumistico. Noi abbiamo avuto movimenti di massa fatti da individui che ci tengono alla propria individualità, che non si lasciano semplificare, perché altrimenti si sarebbero già date organizzazioni di tipo tradizionale, sia sindacale che politico, ma che si battono per valori che sono considerati astratti, i valori tipici della cittadinanza. Se solo qualche anno fa qualcuno avesse sostenuto c'è la possibilità di un movimento di massa per valori assolutamente astratti, di principio. E che cosa c'è di più astratto e di principio come i valori costituzionali? Tutto ciò sarebbe stato considerato ridicolo, perché si pensava che ormai si andava verso una società dove l'unica cosa che poteva muovere erano alcuni interessi concreti e super egoisti. È successo esattamente l'opposto. Per un verso abbiamo movimenti di massa, cioè gente che è così profondamente motivata da muoversi, dare tempo, risorse, anche denaro, per auto-organizzarsi su valori astratti e universali, oppure su valori assolutamente altruistici. L'eguaglianza a livello mondiale, e così via. Quindi abbiamo davvero dei movimenti di individui che si considerano esistenze irripetibili, che si muovono su valori e non più su interessi, perché li considerano quei valori dei loro interessi addirittura intrattabili, al punto che non si sentono più di delegarli alla politica di mestiere, ma pensano di poterli affermare solo muovendosi direttamente. Ecco, il problema è possibile in qualche modo, in un quadro di riorganizzazione istituzionale, dare spazio, facilitare
l'esistenza, la presenza, la permanenza di questi movimenti come veicoli che condizionino la politica e ne rompano il monopolio? Il problema è di tipo duplice. A, e concludo veramente troncando, ma per un verso, che cosa si può fare per istituzionalizzare, fra virgolette, questi canali nuovi di partecipazione senza snaturarli? Perché ogni movimento può rapidamente burocratizzarsi una volta che viene istituzionalizzato, e la caratteristica di questi movimenti, se vogliono aderire alla realtà di una società fatta di tanti individui così diversi e che si raccolgono non per dati sociali o culturali già dati, ma per scelte volontarie intorno volta a volta ad alcuni valori, il problema è come mantenere istituzionalizzandola la fluidità di questi movimenti. Questo è un primo problema. Il secondo problema è come è possibile aprire le istituzioni in modo che questi movimenti e i cittadini attraverso essi, questi movimenti, ma dico questi e quelli che i cittadini si inventeranno in futuro, possano pesare nella politica almeno quanto le forme tradizionali di politica, cioè i partiti macchina e i politici di mestiere. E su questo allora faccio qualche accenno brevissimo, ma naturalmente è proprio su questo che andrebbe esercitato il massimo di immaginazione sociologica, di immaginazione politica e di tentativo di imparare da quello che poi avviene nel corso della azione. L'esistenza di questi movimenti la si può facilitare laddove lo Stato, le istituzioni, per esempio, dia luogo al finanziamento della politica non già nella forma monetaria e ai partiti già rappresentati, ma nella forma di mezzi e non solo ai partiti. In natura, diciamo così, qual è la risorsa di cui si ha bisogno per fare politica? Visibilità, comunicazione e organizzazione. Sono tutti strumenti che si possono acquisire col denaro, ma che potrebbero essere dati direttamente senza denaro. Basterebbe pensare a una logica per cui i luoghi di riunione sono agibili senza pagare a chi dimostri di avere un minimo di capacità di consenso e così via, all'accesso agli vari strumenti di comunicazione, dai giornali alle radio, alle televisioni. Insomma, tutto questo, simulazioni analitiche ne sono state fatte, avrebbero il duplice vantaggio, per un verso, di costringere i partiti stessi a non dare risorse alla macchina in quanto tale, perché non avrebbero danari per la macchina, ma a privilegiare semplicemente i canali di comunicazione, e romperebbero il monopolio dei partiti, perché darebbero questi canali anche a forme partitiche. Oltre a questo, pensiamo a un elemento che, detto in Italia, può sembrare provocatorio, ma invece pensatelo come elemento strutturale, e cioè il rafforzamento delle garanzie e quindi della legalità in generale, come modo anche per garantire ogni gruppo di minoranza la possibilità di accedere alla visibilità, alla comunicazione e quindi poi alla decisione e al potere. Per altro verso, sul versante dei partiti, costringere i partiti ad aprirsi. E qui una serie di ipotesi di ingegneria costituzionale possono andare e istituzionale possono andare in quella direzione. Le elezioni a un turno o a un doppio turno danno più o meno forza al monopolista di professione. Il sistema a un turno dà una forza enorme, il sistema a due turni gliene dà molto meno. Le primarie vincolanti, se davvero organizzate
bene istituzionalizzate possono dare un peso enorme a chi non fa parte degli apparati, se organizzate male rafforzano invece il sistema degli apparati. Un sistema di limiti alla molteplicità dei mandati che riduca il tempo della vita politica di professione può andare in quella stessa direzione. Insomma, se entriamo nel dettaglio possiamo immaginare e proporre tantissime cose, vederne i pro e i contro. Io credo che la cosa fondamentale da capire sia che nell'attuale situazione delle società contemporanee la democrazia per svilupparsi, oltre a prendere sul serio tutte quelle precondizioni che andrebbero iscritte in Costituzione, e la cosa non è così peregrina se l'altro ieri è stato proposto in Francia di mettere in Costituzione il diritto a una televisione pubblica, pluralistica, eccetera, con una dose X di programmi culturali, perché appunto fa parte di quelle politiche sostantive che dovrebbero diventare costituzionali per una democrazia presa sul serio. Per altro verso c'è il bisogno di ripensare alla divisione dei poteri in una forma nuova che per un verso riproponga l'effettivo controllo reciproco e quindi la balance de pouvoir fra potere di controllo della magistratura, potere di controllo di mass media effettivamente liberi, ma che immagini un potere politico dove ci deve essere il momento unitario della decisione, ma a partire da una apertura e frantumazione, se vogliamo, dei soggetti politici che consenta di avere certamente una quota di politici di professione e di mestiere, ma con pari dignità, cioè con pari possibilità di contare e di decidere anche delle forme di vita politica, a partire dal cittadino che non farà la politica di professione, il politico bricolaire, il cittadino come ciascuno di noi, perché senza questa apertura io credo la crisi della rappresentanza e la disaffezione della politica non potranno che aumentare, aumentando i rischi di avventure antidemocratiche. Grazie. Allora, lo stesso. Io vorrei fare un paio di suggerimenti, così a completare il quadro, qualcosa di aggiuntivo. La prima cosa sulla questione della crisi di rappresentatività dei partiti politici. Sono d'accordissimo che in buona parte sia legata alla destrutturazione della nostra società, quindi alla loro difficoltà ad adattarsi a questo e nostra di dare degli input ai partiti. Ma forse c'è anche qualcosa di più banale che deriva dal nostro modo di vivere che è cambiato. Non è ovviamente un'idea mia, no? Una cosa che è stata detta più volte. Il nostro tempo, come lo occupiamo? Non va più nelle case del popolo, nelle parrocchie, nei luoghi di riunione pubblica e di discussione, va in altre cose, nelle vacanze, alla televisione, o viene speso diversamente e sempre meno in attività pubbliche. Quindi direi un recupero per assurdo della rappresentatività delle associazioni, dei partiti in generale, verrebbe spegnendo la televisione, cosa attualmente impossibile. Ed ecco,
ed ecco che ci aiuta. Un'altra cosa. Certo, un'altra cosa molto semplice. La spinta che favorisce il sorgere di un movimento spontaneo, di un impegno spontaneo nella politica da parte di gente che non l'aveva mai fatto. L'indignazione. L'indignazione ha giocato fortissimamente sia nel movimento No Global, davanti al fatto che non ci si possono più tappare gli occhi davanti alle ingiustizie e davanti al fatto stesso che la soddisfazione della vita nei nostri stessi paesi occidentali e ricchi va calando, va declinando. Pensiamo agli Stati Uniti, che sono molto più avanti di noi su questa strada e hanno una speranza di vita media più bassa della nostra. Ovviamente l'indignazione di fronte al fatto che la nostra stessa democrazia sia in pericolo. Non c'erano ragioni di entrare in politica per tutta questa gente, come me, mi ci metto per primo, ai tempi in cui avevamo un governo di sinistra o di centrosinistra? C'erano sì, però il livello di indignazione forse non era abbastanza alto. Vorrei sentire come queste due motivazioni possono combinarsi nel quadro che Flores d'Arcais ha già tracciato. Sì, dopo. Allora ci sono due domande in fondo, poi una qui. Lei ha parlato delle nuove forze politiche che sono affacciate nella politica italiana negli ultimi 10 anni, riducendo diciamo, il fenomeno del loro ingresso a una specie di rivoluzione giudiziaria. Però Mannheimer, nei suoi studi statistici, analizzando il voto politico in Italia dal dopoguerra in poi fino alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, verifica che specialmente nel nord Italia il consenso politico ai partiti dell'arco costituzionale è andato via via riducendosi, con un fenomeno di larga portata, dal 90-80% fino a circa il 50%. Quindi direi che non si può liquidare il cambiamento che è avvenuto come un semplice fatto giudiziario, a mio parere, e anzi ci sono dei paralleli. A mio parere, per esempio in Austria il voto a socialisti e popolari è andato diminuendo e questo ha creato l'opportunità per Haider diventare la terza forza politica del paese. Lo stesso negli Stati Uniti, il consenso repubblicano democratico è diminuito e questo ha creato opportunità per Perot, che poi è stata riassorbita dal sistema e potrebbe in futuro creare delle opportunità per i Verdi o per altre forze politiche. Quindi credo che uno dei punti interessanti dell'evoluzione politica è che il consenso, la diminuzione del consenso alle forze politiche, diciamo, tradizionali, quelle che hanno avuto il potere negli ultimi decenni, potrebbe essere l'opportunità per un cambiamento che ovviamente non sempre può essere nella direzione più gradita o piacevole, ma è pur sempre un cambiamento. Sì, molto rapidamente. Allora, la prima cosa che volevo dirle è che io, diciamo, anche seguendola nella sua azione di direttore della rivista e di, diciamo, leader o comunque uno dei leader del movimento di protesta, io ho sempre avuto un rapporto controverso con la definizione di società civile, perché ho sempre avuto l'impressione che nella definizione che si dà in generale di società civile i partiti non ci siano. E siccome, insomma, penso che l'aggregazione, i partiti non siano dei comitati elettorali, ma sono delle comunità e sono un'aggregazione libera e spontanea di individui. Proprio per questo sottolineo libera e spontanea, quindi appunto civile nel senso di cittadinanza, come testimonianza di cittadinanza nel senso più alto del termine. Io non capisco, ma non riesco a capire bene, e mi rendo conto che può essere evidentemente un mio limite, dove stia il discrimine tra il partito e la società civile, in quanto, ripeto, io li considero comunità e famiglie e non comitati elettorali, e quindi essendo conseguentemente un partito una famiglia e una comunità, secondo me risponde a quelle che sono le caratteristiche della società civile. Poi la seconda cosa, rapidissimamente, sul fatto che lei ha detto che gli individui oggi sono più disposti a mobilitarsi su valori
costituzionali astratti rispetto a chi ha interessi materiali. Io, diciamo, citando Zagebrelsky, che sfortunatamente per noi non è divenuto presidente della Corte Costituzionale, i valori costituzionali sono i più materiali dei valori. E proprio in quanto materiali mobilitano le opinioni e le coscienze. E proprio riferendomi a questo, tornando alla questione del rapporto tra processo costituente e rapporto con la società civile, io, riferendomi al discorso della rappresentanza, quello che lei dice, che oggi la rappresentanza è degli individui perché la società è atomizzata e parcellizzata ed evidentemente la classe ha abdicato alla rappresentanza individuale. Io sono d'accordo su questo, però, e proprio perché sono d'accordo con questo, credo che appunto i partiti che tradizionalmente detenevano il monopolio della rappresentanza delle classi abbiano il dovere e avranno l'intelligenza sicuramente di rimodulare il loro ruolo di rappresentanza su quelli che sono gli interessi individuali, con una omogenesi degli interessi, perché secondo me la trasversalità della rappresentanza non pregiudica un'omogenesi degli interessi tra un pensionato, un collaboratore coordinato e continuativo e un imprenditore, però con una omogenesi anche dei fini, cioè il fatto che si guardi tutti al progresso materiale della società con una partecipazione dei cittadini, uti singoli e uti cives in questo caso, cioè che si aggregano, ma si aggregano liberamente in forme organizzate. Cioè io non vedo, sono credo processi lunghi, la rimodulazione della rappresentanza dalla classe all'individuo non è un processo che si può fare in 10 anni, è un processo che richiede tempo, richiede discussioni, richiede approfondimenti e a cui serve il contributo di tutti. Però ripeto, secondo me dicotomizzare in maniera così radicale e così netta il rapporto società civile partiti, rappresentanza comitato elettorale è una cosa che non ci fa bene. Grazie. Premesso che su molte delle cose che sono state dette dal relatore non ci si può non trovare d'accordo, ce ne sono alcune sulle quali invece io ho delle obiezioni. Una in particolare si riallaccia al discorso fatto per ultimo. Cioè a me pare che radicalizzare questa, categorizzare il politico di professione come un fatto di per sé negativo rappresenti in prospettiva un grosso pericolo. Oggi il politico a certi livelli non può che essere di professione, poi ben venga una turnazione più rapida, una impossibilità di esercitare troppi mandati di seguito, oggi non c'è nessun blocco da questo punto di vista a livello parlamentare, per esempio, no? E questo va bene. Però identificare la professione del politico o il politico di professione come un fatto di per sé negativo, non credo che poi in fondo fosse questa la volontà di del relatore, però rappresenta un pericolo grosso. Primo, perché a certi livelli solo di professione si possono fare certe cose, perché il rappresentante della società civile di per sé non ha né tempo, né modo, né strumenti. Secondo, perché semmai il problema è la professionalità del politico di professione, questo sì. Cioè, allora, bisogna chiedere professionalità al politico di professione e se, come di solito, il politico di professione appartiene a un partito, bisogna chiedere qualità del partito nell'ascoltare e nel rapportarsi alle istanze sociali, trasversali o non trasversali, poi questo è un discorso ulteriore, che il partito deve rappresentare. Il pericolo, altrimenti, è quello del conato di autorappresentanza che poi non trova il rappresentante e non va da nessuna parte, se non per spot, se non per i movimenti sono importanti, io condivido certe mobilitazioni, ma non rappresentano da soli la possibilità di costituire un'azione continuativa che poi sfocia in una capacità di governo e di gestione, perché il politico di professione, nonostante quel che si dica, fa anche governo, oltre che politica, ideazione e legislazione politica. Fa anche governo e sappiamo anche bene quanto la separazione fra amministrazione e governo, in senso di indirizzo politico, che si è voluta da parte della legislazione in enti locali, eccetera, rappresenti un discrimine molto, non così ben definito, per cui il politico fa
anche a livelli locali, per esempio, a livelli territoriali, certo indirizzo, ma spesso anche governo. E non sempre questo è un dato negativo, fra l'altro, dipende, come sempre, dalla qualità di quel che si fa. Ecco, quindi io pregherei di chiarire un po' meglio questo aspetto, perché altrimenti se ci si adagia su una contrapposizione, su una diarchia così rigida, io non sarei molto d'accordo, perché ne vedo dei rischi estremamente forti. Dunque, premesso che anch'io sono molto d'accordo con varie delle cose dette, ho un paio di obiezioni, che poi in realtà è una sola. Io non sono così sicuro che parlare dell'autoreferenzialità dei partiti e dei politici di professione sia corrispondente poi a un dato reale. Per esempio, io sono stato nel 2000 negli Stati Uniti, quando c'era la campagna elettorale, un paese dove si vota al 60-55%, campagna elettorale presidenziale intendo. E le politiche sanitarie che proponeva Al Gore rispetto a quelle che proponeva Bush erano molto diverse. Ciononostante non c'è stata una divisione dell'elettorato oppure una partecipazione dell'elettorato così forte. Io sarei più portato a pensare che l'atomismo sociale che sperimentiamo a tutti i livelli sia tale per cui le persone vogliono nei politici, si rappresentano, si riflettono nei politici per quello che sono. Cioè, in un momento in cui siamo tranquilli, la situazione è a posto, il politico litiga e non ci riconosciamo in lui perché noi siamo così. Nel momento, e Schröder con le elezioni tedesche lo dimostra benissimo, c'è un evento, un'emergenza, oppure Berlusconi che in Italia comincia a destrutturare alcune cose che si pensavano ormai stratificate nella società, nel dato di fatto della società, vi è mobilitazione, perché c'è una reazione a questo. E infatti si chiede ai vari partiti non solo di rappresentarci, ma anche unità, che è una cosa diversa dalla sola rappresentazione. Grazie. Io vorrei fare una domanda un po' più semplice, cioè volevo chiedere questo. Lei ha detto un uomo, un voto, e poi ha detto anche che c'è questa incertezza nel dare il voto. Come bisogna fare per far sì che questi giovani, soprattutto a 18 anni, non sanno come a chi dare il voto? Dunque, buonasera. Io volevo fare più che altro una riflessione un po' a voce alta sulle cose che mi sono rimaste più impresse. Dunque, lei ha sostanzialmente detto che dei politici di professione tutto sommato non c'è molto da fidarsi, comunque bene un pochino diffidare proprio nel momento in cui diventano troppo professionisti. E in effetti noi possiamo dire che abbiamo avuto degli esempi, soprattutto recentemente, in cui politici autoproclamatisi molto scienziati della politica in effetti hanno fatto quelli che molto elegantemente si possono definire dei pateracchi assolutamente di gravità macroscopica. D'altra parte però è successo che anche gente che non fosse almeno non fosse reclutata attraverso gli strumenti classici del reclutamento politico sia arrivata a vertici altissimi quale il nostro Presidente del Consiglio. Fra questi due poli lei colloca a mio avviso correttamente la presenza di movimenti che un tempo venivano definiti di massa, adesso si chiamano movimenti civili, ma la sostanza poco muta. In particolari periodi storici, se noi riflettiamo, queste tre componenti fondamentali finiscono o possono finire spesso per confluire
Perché si tratta di momenti rivoluzionari in cui si assiste ad un capovolgimento radicale o comunque a una svolta a 90 gradi nella vita di un paese. Allora il movimento esprime dei politici che non sono di professione o comunque non lo erano fino a quel momento e a fianco ad altri che vengono definiti di professione si costruisce quello che è il contratto sociale fondamentale sulla base del quale poi proseguire. È chiaro che però, onde evitare di essere tacciati di trotskismo, non possiamo pensare a una situazione di rivoluzione permanente, per cui poi ci si organizza in gruppi di controllo rivoluzionario della vita politica che è stato dimostrato assolutamente impraticabile. L'unica cosa essenziale è che il contratto sociale che viene scritto poi venga lasciato vivere e venga lasciato vivere correttamente. In fondo a me che mi ritiro dopo la svolta rivoluzionaria, mi ritiro dalla scena e voglio tornare a fare il professore, il contadino o lo spensierato pensatore, e l'unica cosa che mi si deve garantire, in sostanza, qual è? La possibilità di controllare che quel contratto sociale venga rispettato. E essenzialmente, secondo me, e questo è il dato fondamentale delle democrazie occidentali e, secondo il mio punto di vista, soprattutto del nostro paese, il fatto che quel contratto sociale non venga glissato, ecco, non venga fatto finta che non esista proprio. Allora si procede attraverso gli strumenti di vita giuridica quotidiana, che è la legislazione ordinaria, e sorvolando e non rispettando il contratto fondamentale e quindi in sostanza tradendo il mandato. Siccome non è possibile che io revochi il mandato, né tantomeno il mandato costituzionale, allora è necessario, a mio parere, che siano previsti dei meccanismi fondamentali di controllo e di formazione, concludo immediatamente, di formazione appunto delle giovani generazioni che a quel contratto sociale non parteciparono, ma che hanno diritto di vederlo rispettato, oppure in una situazione, in una nuova situazione rivoluzionaria, di vederlo adeguato. Grazie. Grazie. C'è una domanda. I movimenti a cui lei ha fatto riferimento, i No Global, i Girotondi, hanno usato pesantemente questi nuovi mezzi di informazione tipo la posta elettronica e internet. Però è chiaro che questi non bastano, e specialmente in Italia. E lei giustamente ha sottolineato che esiste un problema di visibilità e di comunicazione. La domanda è questa: non crede che nella situazione italiana, che è molto pesante da questo punto di vista, bisognerebbe concentrare gli sforzi nel richiedere un obiettivo minimale, che potrebbe essere l'accesso a una radio pubblica, qualcosa tipo GR Parlamento, che lasci spazio a tutti i movimenti e che quindi dia una visibilità, quantomeno una voce, perché io credo che altrimenti qualunque elezione sarà manipolata, perché non è più possibile controbattere con un dibattito come questo a mezzi che sono potentissimi. Quindi bisogna chiedere nuove forme di finanziamento, però forse bisognerebbe porsi qualche obiettivo minimale. Grazie. C'è ancora una o due domande? All'inizio lei definiva la democrazia come un sistema senza fondamento, in quanto il fondamento su cui si basa è un fondamento etico, morale, derivato esclusivamente dalle coscienze umane. Ora, non vedo quale differenza ci sia rispetto a una monarchia o un potere religioso. Nel momento in cui la maggioranza della popolazione non riconosce più un Dio, un sistema religioso o un sistema, o non si riconosce più nel suo sovrano, in qualche modo lo può rovesciare comunque. Quindi non mi sembra che ci sia questa differenza sostanziale fra differenza di origine, ovviamente c'è una forte differenza sostanziale fra la democrazia e altre forme di governo autoritarie, però come tutte le strutture che nascono dal fatto di vivere in società,
non mi sembra che siano naturali, che siano iscritte nel nostro DNA. Certamente non c'è la monarchia, non ci sono, cioè, così come non c'è la democrazia. E poi un'altra piccola cosa, io purtroppo faccio moltissima fatica ad identificarmi quando lei dice un uomo, un voto. Io non mi sento un uomo, e addirittura se lei dice, spero che tutti quanti intendano, capiscano che cosa intendo per uomo, io mi sento addirittura un pochino offesa, perché posso accettare, anche se personalmente faccio un po' di fatica, però accetto che si parli di uomo quando si dice l'uomo come entità, inventato la ruota, il fuoco, la forchetta, però quando si dice un uomo, quello è un uomo. Allora la pregherei di usare un termine più neutro, come una persona o un individuo o cose così. Però questa era solo una piccola parentesi. Dunque, io volevo fare una domanda molto semplice. Abbiamo parlato, ha parlato, di crisi della rappresentatività, ma la mia domanda riguarda questo. Non è possibile che non solo l'istituto della rappresentanza nelle istituzioni tipiche della democrazia, perciò parlamenti o comunque camere di questo tipo, dicevo, non solo l'istituto della rappresentanza, ma gli stessi istituti politici che poi la incarnano sono in crisi di fronte ad alcuni problemi, per esempio quelli sollevati dal movimento No Global o da come lo si voglia chiamare, la cui soluzione sembra, almeno al mio sguardo anche un po' superficiale, difficile che sia trovata nelle sedi classiche della politica. Per esempio, tra i temi del movimento No Global ci sono i temi dell'antiliberismo e della legiferazione in merito ai rapporti commerciali tra nord e sud del mondo e quant'altro. Io mi chiedo, è ancora possibile intervenire da cittadino su un tema del genere tramite la mia classica facoltà di cittadino, cioè il voto per un rappresentante nel Parlamento italiano o al limite, anzi come è di fatto, nel Parlamento europeo? Cioè, questi istituti sono sufficienti o no a un controllo di queste dinamiche grandi e che a mio avviso un po' sfuggono, da questi centri decisionali? Cominciamo dalla cosa ultima, non perché sia più frivola, noi usiamo un linguaggio che ovviamente è la stratificazione di tante situazioni passate in cui non ci riconosciamo, e tuttavia a quel punto sappiamo che cosa significa una determinata parola. Non possiamo ristrutturare completamente il linguaggio, perché il linguaggio non si ristruttura con delle decisioni e non semplicemente con questo. Per cui, se offende dire un uomo un voto, quando in questo contesto si capisce perfettamente che cosa si vuole dire, cioè ogni cittadino un voto, ma si usa un uomo un voto perché così è nata lo slogan, così c'è nei testi della rivoluzione americana, perché altrimenti se si ha paura di una terminologia che non corrisponda perfettamente al riconoscimento di un'eguaglianza che non fa distinzione fra uomini e donne, noi non dovremmo usare mai l'espressione umano, che deriva da uomo. Umano deriva da uomo, non dovremmo parlare mai di diritti umani e così via. Per cui io francamente queste dispute terminologiche non sono mai riuscito ad appassionarmi. A me sembra che sia molto importante capirsi, attraverso la lingua ci si deve capire,
e poi il resto è davvero secondario. Però capisco che chi fa di una ideologia una forma di identità, come il femminismo, lo ritenga importante. Insomma, se non c'è equivoco, tutti capiscono quando io dico un uomo un voto che cosa voglio dire. Se dicessi un cittadino un voto, è molto meno evocativo, perché non ricorderebbe le contraddizioni di un'affermazione storica liberale che poi non trae tutte le sue conseguenze. L'altra questione cruciale, mi colpisce molto che costantemente, sia quando scrivo sia quando faccio dibattiti, dopo che ho espresso alcune opinioni sulla politica di professione, mi venga fatta sempre la stessa obiezione. Ma mi colpisce perché io non parlo mai in modo negativo del politico di professione in quanto tale. E dopo la prima volta che mi è stato contestato, ci faccio particolare attenzione, quindi so che non dico mai qualcosa di negativo sul politico di professione, bensì sul monopolio del politico di professione. Ma questa distinzione, che mi sembra cruciale, mi accorgo che non viene quasi mai colto, almeno non... Allora, io ritengo che sia assolutamente in crisi, e non si possa tornare adesso a una politica che vede il monopolio del politico di professione. Io considero negativo il monopolio del politico di professione, non il politico di professione in quanto tale. Anzi, io sono assolutamente convinto che una quota di politici di professione sarà necessaria anche nella più ideale delle democrazie. Sono però altrettanto convinto che il monopolio del politico di professione ormai necessariamente degeneri. Ora, monopolio significa esattamente quello che sta sotto gli occhi di tutti, che anche quando c'è un nuovo ingresso si costituisce subito dopo una forza più o meno tradizionale, anzi in genere più di apparato e meno democratica di quelle tradizionali, e chi entra in questo ambito fa il politico per tutto il resto della sua vita. Allora, che cosa comporta oggi il monopolio della politica di professione? Esattamente un'autodifesa di tutto il sistema da chiunque minacci di rompere i giochi. Questa è una prima cosa che non si considera abbastanza, perché noi siamo abituati a vedere i conflitti fra i vari partiti, ma se facciamo più attenzione vedremo che al dunque nasce poi una solidarietà di fondo fra partiti che si combattono aspramente, non appena si tratti di impedire, anche se la cosa non viene poi così proclamata, non appena si tratti di impedire che dall'esterno qualcuno rompa quei giochi. Non mi riferisco solo alle forme più abiette di questo, cioè i famosi inciuci. Anche quando la contrapposizione c'è, è forte, rimane tale, poi i politici di professione tutti insieme in qualche modo difendono il monopolio di questa corporazione sulla cosa pubblica. E spesso lo difendono proprio con questa argomentazione che ho sentito anche qui stasera. Ci vuole un professionista. Ma che cosa significa avere professionalità politica? Perché se significa avere capacità di governo nei vari ambiti, questa si chiama più che altro tecnocrazia, non professionalità politica. Cioè, se si tratta di saper riformare un sistema amministrativo, il sistema ospedaliero, il sistema universitario, saper fare politica estera, che cosa significa aver fatto profondi studi di scienza politica? In realtà i professionisti della politica che abbiamo visto, in alcuni casi grandi professionisti, fra virgolette, della politica, non avevano nessuna relazione con le
capacità che si presume, tecniche che si presume abbiano importanza per quel ruolo. I professionisti della politica oggi, in una situazione di decenni di monopolio della politica, poi oltretutto quale professionalità hanno? Hanno la unica professionalità, cioè quella di essere abilissimi nel gioco del consenso di apparato, ma al di fuori di questo, in genere, non hanno né arte né parte. Tant'è vero che sono rarissimi poi i politici che escono dalla politica e sanno fare qualche cosa d'altro. Quindi è un assoluto mito quello della professionalità. No, ma qui questo non è per fare polemica a buon mercato, ma io mi sono sempre domandato che cosa vuol dire. Io non voglio fare casi concreti, ma si potrebbero fare tanti casi di grandi politici che naturalmente non avevano nessuna professionalità specifica, se non di altro genere, perché che cosa vuol dire la professionalità politica? Sapersi occupare bene della cosa pubblica non è una cosa che si può insegnare. Un politico deve avere la capacità di dirigere. Questo è, quindi, la capacità di dirigere significa scegliere le persone migliori nei vari ambiti. Allora noi potremmo dire quali dovrebbero essere alcune caratteristiche che sicuramente impediscono questo. Ecco, un politico sicuramente né avere complessi di inferiorità né avere complessi di superiorità permette di essere un buon politico. Perché nell'un caso o nell'altro poi non si scelgono le persone giuste. Potremmo dire cose di questo genere che però non hanno a che fare con la professionalità dei mestieri, hanno a che fare con caratteristiche psicologiche. Quindi io questo discorso sulla professionalità del professionista della politica non l'ho mai capito. Può essere che sia presuntuoso, però sono convinto che farei il ministro, il primo ministro, meglio di tantissimi altri che l'hanno fatto, ma sono convinto che molti di voi lo farebbero meglio o comunque non peggio, perché non c'è una professionalità specifica. C'è il problema, questo sì, di apparati che diano continuità alla rappresentanza. E questo è il vero problema per cui io non ho detto basta con i partiti, tutto il potere ai movimenti, perché i movimenti per loro natura devono rimanere qualcosa di fluido, altrimenti sono semplicemente già trasformati in partiti, anzi in genere in partiti peggiori, più burocratizzati, in cui c'è meno democrazia interna e così via. Allora, per un verso, noi dobbiamo puntare a dei partiti costretti ad aprirsi alla società e a essere gli elementi che danno continuità, ma a delle istituzioni che facilitino il nascere e poi il morire, tanto questo avviene per conto proprio, il rinascere di altri e continui diversi movimenti che abbiano spazio, che non se lo debbano trovare contro venti e maree. Oggi un movimento per nascere deve essere già talmente radicato come bisogno, come indignazione, come è stato detto, così forte che non c'è censura televisiva, censura di giornali, mancanza di mezzi e così via che tenga, perché comunque alla fine nasce. Ma vuol dire che nascerà sempre quando una situazione sociale è già andata avanti per molto tempo. Si tratta invece di consentire che nasca anche quando certe cose sono embrionali, perché sennò si arriverà sempre in ritardo sui problemi e tutto si drammatizzerà. Allora, oggi i partiti sono autoreferenziali. C'è qualcuno che ha detto sono delle famiglie. Ora io non ritrovo se, ma insomma, può essere che in qualche caso l'esperienza individuale legata a una vita di sezione, in una provincia, qualche, dia questa, sia effettivamente così. E quindi sono bellissime esperienze, chi le vive ne è gratificato. A
farebbe un errore clamoroso a pensare che la politica oggi sia così. I partiti oggi sono fondamentalmente autoreferenziali. Il singolo militante non conta assolutamente nulla. Non è un caso che c'è una diminuzione drastica delle iscrizioni, una chiusura di sezioni e così via. E il finanziamento ai partiti non fa che aumentare, paradossalmente, con i miliardi che piovono ai partiti sarebbe immaginabile che invece si possano aprire 1000 centri, mentre invece si vendono anche le case del popolo. Perché? Perché i partiti sono in effetti sempre più autoreferenziali. E quindi io credo che muoversi sui due piani attraverso una serie di misure che per un verso facilitino il nascere e lo svilupparsi dei movimenti e il loro modificarsi, per altro verso costringano i partiti ad aprirsi, e lo si può fare solo togliendo loro per legge il monopolio della vita politica, questa sia l'unica strada. Altrimenti contare sul fatto che i partiti si autoriformino, francamente a me sembra un pio desiderio, insomma. I partiti non sono oggi la società civile. Chi può veramente far vedere questa comunità libera e spontanea di individui che vive come una famiglia? Io ho provato a partecipare alla politica attiva ufficiale in tutte le occasioni in cui si sono aperti dei margini, anche minimi. E l'ho fatto avendo risorse alle spalle di comunicazione, di peso anche personale, in genere un po' superiore a quello di un cittadino medio. Eppure il risultato è sempre stato che si viene emarginati subito, oppure si entra nel gioco delle cooptazioni, cioè si diventa un politico di mestiere. Ma pensare di rimanere un cittadino che vuole contare e oggi contare nei partiti è la cosa più lontana dalla realtà. E quindi, quando io sento dire i partiti hanno il dovere e avranno l'intelligenza di... Io condivido al 101% la prima frase e purtroppo mi cadono le braccia dalla tristezza per la seconda. I partiti non avranno assolutamente l'intelligenza di, perché altrimenti l'avrebbero già avuta, visto che sono anni e anni che si parla di disaffezione della politica e visto che non è un problema solo italiano, perché appunto poi c'è lo shock francese. Ma quando in Francia, la Francia si risveglia sotto shock perché un fascista va al ballottaggio, la Francia si risveglia sotto shock, e è la destra francese che per prima si preoccupa e si risveglia sotto shock. Si risveglia sotto shock perché non ha mai preso sul serio il problema che già esisteva e che tutte le indagini sociologiche avevano messo in luce, e si è ragionato sul fatto che avranno l'intelligenza di... No, non hanno avuto e non possono avere, se sono lasciati a se stessi così, nell'attuale situazione, l'intelligenza di, perché hanno un... tant'è vero che dopo lo shock che c'è stato in Francia, i partiti francesi non si sono rinnovati radicalmente, hanno rincominciato con gli stessi giochi che porteranno a nuovi problemi e speriamo non a nuove catastrofi, ma potenzialmente ci sono tutti, perché un apparato se non è costretto non si rinnova. Ma pensate al fatto che in Italia ci sono stati due partiti messi in crisi ai tempi di Mani Pulite, anche su questo poi tornerò, che hanno avuto il tempo per rinnovarsi. E bastava veramente non dell'intelligenza, ma un semplice istinto di sopravvivenza per capire che dovevano rinnovarsi radicalmente, perché altrimenti morivano. Hanno preferito morire. Sono morti, di fatto, ma questo significa che tutti quelli che ne facevano parte sono degli stupidi o avevano rinunciato per un empito
morale alla politica. No, tant'è vero che poi ci sono ritornati tutti per vie traverse. E il problema è che gli apparati nel loro insieme non hanno l'intelligenza di aprirsi neanche quando sono con le spalle al muro e stanno per morire. Questa è purtroppo la logica degli apparati, che è stata anche studiata a fondo nella sociologia politica. Quindi pensare che i partiti avranno l'intelligenza di rinnovarsi è veramente insensato. Aggiungo purtroppo, non lo faranno mai da soli. E qui è stato detto che avrei sottolineato il cambiamento del nostro sistema politico solo per via giudiziaria. Naturalmente spero di non aver dato luogo ad equivoci. Io non sono uno di quelli che pensa che c'è stata una specie di golpe giudiziario che ha costretto la politica a cambiare. Io penso che i magistrati hanno fatto solo il loro dovere, il loro mestiere. Vengono pagati, avendo fatto un giuramento, devono obbedire alla legge e quindi perseguire tutti i reati. Quello che volevo dire è che è vero che c'erano stati dei sommovimenti elettorali, due in sostanza, un referendum che stava per andare a vuoto e che poi all'ultimo momento ha dato un risultato del tutto inatteso, e lo ha dato, come tutti ricorderete, solo perché un protagonista di quel referendum, invece di starsene zitto, ha detto tutti al mare. E allora la gente, invece di andare al mare, è andata a votare contro contro la politica ufficiale. E poi c'è stato un momento in cui in tre regioni del nord c'è stato un voto massiccio per una formazione nuova. E naturalmente questi due elementi sono quelli che spiegano perché, ad esempio, un'azione giudiziaria che non avveniva per la prima volta, che era stata tentata tante altre volte nei 20 anni, nei 25 anni precedenti, questa volta non è stata bloccata, non la si è potuta bloccare, perché evidentemente il sistema politico si sentiva già fragile, delegittimato, in perdita di consenso. Quello che volevo sottolineare però è che senza il terremoto giudiziario, che ha distrutto due partiti perché non hanno saputo rinnovarsi, perché in realtà non sarebbe mai avvenuto per semplice azione elettorale. Tant'è vero che le elezioni del 72 danno dei risultati diversi da quelli precedenti, ma i partiti del centro-sinistra, addirittura i partiti di centro, in qualche modo una maggioranza potevano ancora metterla insieme a livello di governo. Quindi non è vero che è avvenuta attraverso i canali tradizionali della politica una profonda trasformazione. Sono convinto certamente che questo restringersi del voto per le formazioni tradizionali, che appunto in forme diverse c'è ovunque, c'è in Italia, c'è in Francia nella forma che abbiamo visto, c'è nei paesi anglosassoni come non voto oppure come un Rospero oggi, chissà che cosa domani, c'è in Austria nelle forme che abbiamo visto, effettivamente oggi ha le caratteristiche di opportunità e non solo di pericolo. Tradizionalmente quando viene meno la partecipazione si aprono le porte al qualunquismo, al pugiadismo, a queste forme qui. Oggi in effetti invece questa critica al sistema politico del monopolio dei partiti, io credo abbia delle opportunità positive, perché esprime una voglia molto spesso di maggiore partecipazione, non di indifferenza. Quindi da questo punto di vista un'opportunità da cogliere. Se però non viene colta, se
il mondo politico ufficiale riuscirà a chiudersi, come è in grado di fare dal punto di vista della semplice forza, rispetto a ciò che nella società si manifesta come voglia di rinnovamento, sia nelle forme di movimenti, sia nelle forme di mugugno, io credo che il rischio di avventure antidemocratiche diventi fortissimo. Quando l'altra obiezione che mi veniva fatta è che la mobilitazione sui valori astratti è in realtà una mobilitazione concreta e materialissima, è esattamente quello che penso, anche qui spero di non essere stato equivoco nell'esporre. Volevo solo dire che mentre da anni si va dicendo che ormai nella nostra società interessano solo alcune questioni strettamente material egoistiche e che quindi ogni idea di rinnovamento della politica, eccetera, sono sogni da anime belle, da intellettuali astratti e così via, e che anzi i partiti devono semplicemente fare i conti con questo pulviscolo di interessi egoistici, volevo far notare come invece abbiamo avuto movimenti di massa che i partiti si sognano oggi di realizzare su valori, fra virgolette, astratti. Certo che io considero i valori costituzionali parte fondamentale dei miei interessi materiali, ma non è questo il discorso che veniva fatto tradizionalmente, così come non è affatto vero che ci sia sempre meno attività pubblica. Anche prima dell'esplodere di questi movimenti, che ha dimostrato quanta voglia di attività pubblica ci sia, una voglia tale per cui le persone fanno sacrifici di tempo e di denaro, cosa che per i partiti nessuno fa più, e anche prima di tutto ciò c'era il fenomeno, di cui ormai siamo perfettamente al corrente, di un'espansione straordinaria negli anni, nel decennio precedente, del volontariato. Che cos'è il volontariato se non persone che si impegnano in attività non private? Allora, io credo che il problema della crisi della politica non nasca dal fatto che è cambiato il nostro modo di vivere e di utilizzare il tempo. Perché se ci pensate, da questo punto di vista sarebbe paradossale, abbiamo molto più tempo libero. Un tempo si diceva la democrazia di tipo greco non è più pensabile per due motivi, per tre motivi. Uno, perché lì c'erano gli schiavi. Due, perché erano piccole città. Tre, perché in conseguenza del fatto che c'erano gli schiavi avevano un sacco di tempo libero. E allora un sacco di tempo libero ce l'abbiamo in modo crescente dalle generazioni che hanno iniziato nel dopoguerra a oggi. Io credo che il concetto di weekend, che oggi a noi sembra assodato e anzi che incomincia sempre prima, perché ormai il weekend incomincia il venerdì e in alcuni casi il giovedì, nell'immediato dopoguerra era assolutamente impensabile, spesso si lavorava anche la domenica. Quindi paradossalmente noi abbiamo più tempo libero, quindi potremmo dedicare più tempo alla democrazia. Io penso che se non lo dedichiamo non è perché preferiamo altri tipi di consumi, ma perché se anche la politica al massimo può essere partecipazione a uno spettacolo consumo nel quale non possiamo mai essere attori, e allora preferiremo altri generi di consumi. E il fatto è che fino a che non ci viene data l'opportunità di dedicare del tempo alla politica vera, cioè all'azione attraverso cui noi possiamo contare nella decisione, non avremo nessuna motivazione a dedicare del tempo a qualche cosa che non ha né le gratificazioni del consumo né le gratificazioni dell'azione, ma è semplicemente frustrazione. Oggi, in genere, fare politica, per chi non è un professionista della politica, attraverso i modi tradizionali, è in brevissimo tempo fonte di frustrazione.
è molto più partecipazione, uso del proprio tempo libero in modo non consumistico ma in modo attivo, appunto l'attività di volontariato. Ma non appena si creano le condizioni perché si possa fare politica anche per un giorno, anche per qualche settimana direttamente, si vede l'esplosione che c'è. Quindi io non credo affatto che il cambiamento del modo di vivere, ovviamente, è, per molti aspetti ci tiene lontano dalla politica, ma per altri versi crea anche le condizioni per poterla fare più nel passato. E allora, spegnere le televisioni. Intanto il consumo di televisione è in diminuzione da alcuni anni, quindi qualcuno nel suo piccolo già lo fa. Non possiamo semplicemente dire sarebbe meglio la vita politica senza televisione, perché forse è così, e forse anche la vita personale sarebbe meglio senza televisione, ma ormai la televisione c'è. E è invece vero che, per rispondere a un'altra idea che veniva avanzata, davvero si potrebbe porre come obiettivo di una lotta di vari movimenti l'accesso a un sistema di comunicazione pubblica, ma non nel senso, io credo, di avere degli spazi in un GR Parlamento, perché sarebbe come chiedere di andare in televisione per le tribune politiche, che ancora esistono, sono quei programmi che non vede assolutamente nessuno. Invece credo che sarebbe una battaglia da fare, innanzitutto da studiare, quella per una logica diversa dell'attribuzione delle frequenze televisive e radio. Se voi ci pensate, chi ha vissuto la stagione della nascita delle radio libere ricorda l'impatto che hanno avuto. Dopodiché, occupate tutte le frequenze, non ci sono più radio libere, ci sono radio commerciali. Questo però non è un dato di fatto, non è che la costituzione dell'etere sia tale per cui è inevitabile che ci sia solo che ci siano solo le attuali radio commerciali, anche qui, o le attuali televisioni. Tutto il sistema delle frequenze può essere profondamente modificato da decisioni politiche, tali che per esempio a rotazione lasciano aperti una serie di frequenze a chi realizza innovazioni di movimento e quindi immediatamente dopo possa avere un suo strumento di comunicazione. Credo che sarebbe interessante studiare da un punto di vista tecnico un obiettivo di questo genere, che credo sia uno dei più importanti. Un'altra obiezione alla partecipazione è stata riferita al caso americano, e cioè lì non c'era una politica autoreferenziale, perché c'era per esempio uno scontro su una questione fondamentale, il sistema sanitario. A parte che vorrei far notare che quello che è sembrato all'interno dell'establishment americano uno scontro durissimo, in realtà era uno scontro fra due sistemi non lontanissimi di sanità privata, e che una società di tipo americano possa invece ipotizzare un sistema rigoroso di sanità pubblica è dimostrato dal fatto che vi è un altro paese molto simile da tutti gli altri punti di vista agli Stati Uniti, cioè il Canada, che ha il sistema di sanità pubblico più pubblico e più avanzato del mondo. Io ho avuto un giovane professore con cui facevo esercizio di conversazione inglese che non riusciva a capire il nostro problema di italiani di andare da un medico piuttosto che da un altro, perché per lui era normale che nel suo sistema sanitario canadese un medico vale l'altro, perché sono tutti allo stesso livello e tutti bravi, perché sono formati in un certo modo, e questa cosa di avere il proprio medico non ha significato né per le patologie gravi né per le piccole patologie. Quindi, a prescindere dal fatto che quello scontro non era poi uno scontro così grande,
Io credo che il motivo per cui non c'è partecipazione negli Stati Uniti nasce dal sistema che seleziona la possibilità di entrare nella vicenda politica americana. Perché è vero che lì c'era un candidato presidente che voleva l'attuale sistema sanitario e un altro che voleva riformare, non in senso serio, anche il sistema delle assicurazioni sanitarie. Ma è anche vero che per partecipare alla vita pubblica americana uno deve incominciare a partire dalle più piccole cariche a partecipare a delle primarie, che anche per le più piccole cariche sono costosissime. Quindi nessuno che non abbia già alle spalle degli interessi costituiti che lo sostengano può entrare in politica negli Stati Uniti. In più, siccome si sa che alla fine ci saranno solo due candidati, che chi non può avvicinarsi al 40% è come se avesse zero, questo fa sì che nessuna candidatura di minoranza abbia senso e poi possa, nel seguito del tempo, crescere e diventare maggioritaria. Mentre evidentemente con un sistema a due turni questa cosa può avvenire. Un candidato al primo turno nessuno piglia il 50%, ci sarà un terzo candidato, un quarto che comunque fa una certa quota, quindi incomincia a diventare visibile, magari alle prossime elezioni ce la fa. Quindi noi abbiamo due caratteristiche che scoraggiano tutto ciò che non è già pressoché maggioranza con fortissimi poteri economici alle spalle a partecipare alla vita americana. Il sistema elettorale e il costo della partecipazione elettorale. Io credo che sia per questo che negli Stati Uniti la partecipazione è così bassa, non perché chi ha fatto questa obiezione diceva quando poi invece non si tratta più di sistema sanitario ma si creano delle situazioni drammatiche, allora la mobilitazione c'è. Il problema del sistema sanitario è uno dei più drammatici in America. In America ormai, qualcuno l'ha ricordato anche prima, c'è una previsione di vita molto più bassa che in Europa e le persone che muoiono per mala sanità, perché non hanno le cure, sono in alcuni settori della popolazione delle quote altissime. Quindi è veramente ipotizzabile che a chi rischia di morire perché non può godere di un sistema sanitario non interessi questo problema? Certo che gli interessa, ma non ha modo di rappresentarlo questo problema e di rappresentarsi attraverso qualcuno, perché questo qualcuno probabilmente la prima volta potrebbe raggiungere il 15-20% dei voti se avesse in elezioni che non costassero quello che costano. E invece costano quello che costano e avere 20 o avere 0 è la stessa cosa, per cui chi è portatore di questi interessi è escluso a priori dal sistema della rappresentanza americana. Ecco, io credo che siano tante altre le questioni che sono state poste e mi scuso con tutti coloro a cui io però credo che effettivamente la questione cruciale sia capire come in Italia c'è una situazione specifica che è più grave rispetto a quella di tutte le altre democrazie occidentali, che è data dal fatto che ai problemi delle altre democrazie si aggiunge la presenza di una forza politica al governo che io ritengo per molti aspetti è assai più pericolosa che non gli Haider. Non ho mai capito, quando si fanno questi paragoni, dire Haider è come Bossi. No,
il rifiuto di certi principi base delle nostre Costituzioni, del nostro Stato di diritto, c'è molto più nella forza di governo centrale in Forza Italia che non in Bossi o addirittura in una forza politica che nasce dai post-fascisti. Quindi in Italia c'è questo problema di una forza politica estranea alla cultura democratica, che non ne fa mistero, perché una forza politica, ad esempio, che dica lo Stato va trattato come un'impresa, è appunto una forza politica che con questa semplice battuta tradisce la sua totale estraneità all'idea democratica anche più elementare, all'idea liberal-democratica più elementare, perché è ovvio che un'impresa è fatta da un padrone e dei sottoposti, degli impiegati, uno Stato non può essere fatto da un padrone e è fatto appunto da è una comunità di cittadini liberi ed uguali. Quindi l'idea stessa di pensare allo Stato come a un'azienda esclude da una visione liberal-democratica, e naturalmente potremmo continuare. Ma questa drammaticità dei problemi in Italia non ci deve far dimenticare che poi ci sono alcuni problemi di fondo che condividiamo con una crisi di tutte le democrazie, occidentali, che credo davvero sia il monopolio della politica di mestiere. Da questo punto di vista, a me sembra che l'Italia, per un verso, laboratorio delle forme più gravi di eclissi di democrazia, la videocrazia, per altro verso può essere anche il laboratorio delle forme di prime risposte alla crisi occidentale del sistema di rappresentanza, perché finora in nessun altro paese occidentale ci sono stati movimenti di questa intensità e probabilmente ormai di questo radicamento, anche se ovviamente non si può manifestare ogni settimana, come abbiamo visto in Italia. E quindi questi due aspetti, crisi del monopolio della politica di professione e possibilità di presenza permanente dei movimenti, senza che diventino partiti, ma in una trasformazione dell'assetto istituzionale, credo che veramente valga la pena di essere preso sul serio. Grazie. È stato...